Dunque, quando c'è il video di Io non me lo perderò mai, era un po', però vabbè, potreste vedere il video di Raponi che parla delle protesi della signora Elettra Lamborghini, o chi si frulla al mangiare, o mangio tutto il giorno una caccola di naso. Ce n'è da vedere, bisogna solo scegliere. Piccola parentesi, per il deficiente amico probabilmente di gente incappucciata che mi manda: che cos'è quella roba blu lì? E anche l'altra volta ci fu la stessa diatriba, per quanto adesso ve la faccio, parliamo di steroidi a vita e del ciclo, vi faccio tornare indietro nel tempo. Quella roba lì non è nient'altro che... quello che uso io per pulire il culetto del mio cane, che se la sta passando molto molto male. Comunque, ma mai più di una persona che domanda una roba del genere. Cominciamo con ciao Igor, è tanto che non ci sentiamo, no? So che comunque hai espresso anche tu, insieme a questo nuovo gruppo di impazziti che fanno live nelle maniere più sordide possibile, perché non possono spiegare un cazzo, avendo già provato tutte le collaborazioni del mondo, cercano poi chiaramente di fare il deserto, cercando di... Ma lasciamo stare queste rotture di palle, ognuno c'ha i cazzi suoi, e chi è uomo se la vede e se la caga da solo. Deve ancora nascere quello che mi fa cascare una lacrima dagli occhi, anche perché le ho già sprecate tutte. Dunque, il nostro amico dall'altra parte in quel di Bogotà, sempre figlio di prefetto e gente con grano, che si è sempre meglio ricordare tutte le volte, perché la gente si dimentica, che cazzo fa di là e come cazzo concepisce il modo di preparare, perché lui è un preparatore. Sempre detto che usa quello che usa per avere un focus, the focus, focus di tenere questi suoi nipotini in mano. Sempre detto che i suoi allenamenti sono cose da cui non prende a trarre neanche spunto, e non so in quale fascia di preparatore tu... Perché ho scritto il come, perché sono vecchio. In quale fascia di preparatore tu ti possa essere messo in mezzo, visto che comunque sia, non hai né le basi né l'allenamento, possono essere... Tu stesso dici: non prendete esempio da me, né da come mangio, né da quello che faccio per prendere, non so come dire, su, perché poi se si toglie la canottiera cominciano i conati di vomito, ma perché mangi in una certa maniera. Una volta solo ho avuto un modo di incrociarti in un aeroporto, e ho visto un omino piccolino, tra l'altro strabordante, ciccia da tutte le parti, e volevo fermarti, poi ai tempi scelsi di no. Il primo ciclo, io non parlo di cicli, non assolutamente, non incoraggio, anche perché soprattutto le persone che cominciano, che avete visto il mio video con Piero Forti, la gente oggi è persuasa di usare, posso usare, e il focus su... Dovete provare a capire questa cosa e a provarla, la propria eccezione su: ho solamente questo per diventare grosso, va a morire. Se ci provate in posti dove non potete avere a che fare con sostanze, e per un caso della vita rimanete lì per un po', capite che potete dare solamente di vostro culo, e lì crescete con i testicoli, crescete con quello che non hanno gli altri, con la personalità e soprattutto con tante altre cose. Perché l'uomo, prima di essere
muscoloso, tutto quello che vuoi, è uomo, per cui se non ha le huevas sotto, puoi fare l'enorme quanto vuoi, poi passa un pirletto in un corridoio di un carcere, ti fa così e tu devi scattare, correre, camminare. Questo ragazzo di 19 anni che parla sempre con un'altra persona, questa fantomatica Paola Maria, che poi mi riferiscono perché sono tanti quelli che, non questa porta, ma la porta prima, ne entrarono veramente tanti, tanti, tanti. Io ho una specie di collezione con i nomi, di persone che comunque sia, pianti su pianti per avere un asse che poi, detto da lui tante volte, non sapeva come fare a metterlo a posto, anche perché non è arrivato il secondo pagamento. All'inizio accedi, poi non lo senti più. Dunque, e lui dice, questo ciclo, ancora si parla di cicli di ragazze di 19 anni, questo è incitare, anche perché tu, un po' più furbo del tuo amico martellato, che più pirla, perché si fa fare anche le perquisizioni a casa, e mi pare che non sia la prima del web. Cosa succede? Comincia a parlare per poi descrivere le qualità di alcune cose, di alcuni prodotti, la valenza di alcuni altri, perché prendere questo, questo sì, questo no. In realtà, tra i preparatori, che comunque valgono qualcosa, che comunque sia, portano gli atleti, metti l'M con tutte le sue lucubrazioni sui viaggi mentali, comunque sia degli atleti sotto mano, metti Romano che magari può aver fatto quello che vuoi, perché ogni tanto schiattano, ma ha degli atleti sotto mano e sono validi, sono cazzo che atleti. Paniccia addirittura provò ad averli poi prima di scomparire in una bolla di sangue, nel suo stomaco da girino. E questo è dice chiaramente: questo cavernicolo gli dà questo danno che lui non farebbe mai. Tutti quelli che mi hanno scritto erano quasi tutti filo maggiorenni, alcuni erano sotto. Non te ne frega un cazzo di chi chiama perché a te non ti interessa. Fatto il pagamento, arriva il primo straccio di cagate ancora in prova ai ratti, come i SARM, perché a voi non piace, non sapete utilizzare probabilmente la fonte, ma voi utilizzate quelli e date tutta questa roba in prova ancora alla, diciamo, gli esperimenti, cioè la sperimentazione non è come quella che pensi tu, che avendo tanti soldi ne prendi uno, prendi Alvarez, Montalbanos, De Garcia, e lo riempi e vedi che cazzo succede, no? C'è una sperimentazione sugli animali, poi c'è una sperimentazione umana che ha molti meno rischi, e poi c'è diciamo il marchio, la divulgazione e tutto il resto. Gli dà un susto, un deca, un boldenone per iniziare. Non esistono neanche MG. Mi dispiace, bello mio, ci sono solo MG perché è un milligrammo, 2 mg, non esistono i mezzi milligrammi. Probabilmente ti sei confuso con i millilitri, ma anche lì, da gran preparatore, capisci veramente poco, poco, poco. Il ciclo deve essere più basso possibile per poi arrivare chissà a fare che cosa. Uno, il ciclo per chi inizia, per uno, io dico, ragazzo, oggi la vita è cambiata. E da lì mi sento di, vabbè, lasciando perdere le stronzate sul Deca, che usò Del Piero ai tempi per mettere qualche chilo, perché era sotto, 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 poi venne fuori che era usato Deca. Non ci sono cose preventive per quanto riguarda i danni ai reni, ma il tuo amico martellato ci fa due palle così, sulla prevenzione di quello che tu non puoi fare quando sei durante un ciclo, perché quello che succede a uno non succede all'altro, siamo tutti completamente differenti, c'è chi resiste a delle grammature tremende ed è ancora qua, come certi vecchi mister Olimpia che raccontano un sacco di cazzate, c'è invece chi, ahimè, non è per questa cosa, non ha la ricettività e soprattutto la resistenza per portare un farmaco a una grammatura
Oserei dire, oggi sono gargantuani che alla follia, ma di fatti stanno morendo. Quelli, Macmillan, tutta la gente che aveva comunque problemi. Molti avevano problemi di cuore. Adesso vi racconto uno che aveva problemi di cuore e continuò. Bams, da quanto pare, sembra abbia problemi di cuore, ma sta su una grammatura chiaramente che gli consente di rimanere così. Ha trovato la formula per rimanere così e per metterlo in quel posto, soprattutto con i social, a quei botoli orrendi, orribili, che prende per il culo Arnold Schwarzenegger. La PCT Gonasi, Gonasi è dopo, è, come posso dire, è, assolutamente non solo necessario, devi pregare di riuscire a trovarlo, non solo insieme ad altri farmaci, una volta alla settimana, dipende anche dalla concentrazione, perché ci sono due o tre tipi di, diciamo, potenza, tipo la potenza del gonasio, c'è il gonasio 2000, c'è il 5000, per cui non è che si fanno a cazzi, ma noi stiamo, spariamo a stron... Noi nel pentolone ci mettiamo tutto, come la streghetta. Se gli effetti positivi superano gli effetti negativi in tutti i modi, allora io direi che è completamente il contrario. Per alcune persone molto fortunate, gli effetti negativi sono pochi. Non zero mai, mai, perché il conto te lo presenta il cuore, il fegato e tante altre cose. Quando va male, i reni. Quando strabordi, chiaramente alcuni come Dillet ha detto: vi saluto prima che qualcuno venga a salutare me. Gli altri, come per il pelo, è riuscito Flex Wheeler, altri. Si sono fatti male, grazie a Dio, come Coleman che continua a girare per il web, non sapendo, chiaramente devono tirare su soldi. Questi culturisti ormai hanno speso la vita e sono andato avanti nonostante il dolore, deve essere un campanello per dire c'è prima la vita, davvero. Non mi raccontare di studiare, sociale, vita sociale. Adesso ti racconto la vita sociale per i miei, La vita sociale per quanto riguarda questo tipo, allora, la post pande qualcosa e 20 anni, 30 anni fa. Oggi io entro nella palestra e vedo delle ragazze che hanno lo stesso tipo di fuso ficcato su per il culo, dove gli si vede anche l'ano e lo sfintere, scusate, ho digerito un pterodattilo. La stessa marchetta, Frida, mi sembra, di tutti i colori possibili, e ormai entrano, non guardano nessuno, occhi per terra, socializzazione zero. Una volta era socializzazione per le poche donne che entravano ed era una roba tipo, che ne so, su 10 persone, 3 donne, 7 uomini, perché era il tempio di tutti i matti del cazzo che andavano ad allenarsi. Sull'onda che la prima onda anni fine anni 80, i primi anni 90 ci fu uno spopolare di queste cantine dove c'era il maestro, vecchie persone che avevano fatto comunque qualche cosa, o karateka, questo e quell'altro, che comunque avevano bene l'idea, arrivati dal fondo dei tempi, come si usassero gli attrezzi e l'esecuzione da fare. Te la faceva, te la scriveva, era gratis, non c'era bisogno di niente. Se parlavi di bombe ti arrivava prima uno schiaffo da lui, uno schiaffo dalla mamma, e se andavi anche dal farmacista chiamava la polizia. Ricordo che ai tempi, quando cominciai, chiaramente non era facile spiegare alla mamma che dovevi mangiare quel po' di carne in più, quel po' di carne in più, non di, cioè, sto parlando di modo in cui mangiano oggi i ragazzi, che è una promessa di domani per un pancreas che serve, che ne so, come chewing gum da masticare per un cane che è già facendo favore al cane che poi lo butterà via.
I frullati per quanto riguarda le proteine vennero nel tardo 90, per cui chi riusciva a mettere le mani come riuscii io quando andai in vacanza con gli amici, perché a 21 anni avevo cominciato ed ero già 98-99 kg. Mia mamma già, cioè, che cazzo, che strano. E palla su e giù, e si accorgeva perché c'era qualcosa di particolare, la mia faccia che cambiava. E un giorno me li trova per rispondere a Jacopo, che mi dice: cazzo, ma la mamma cosa? Mi trova Andriol della Organon, 50 mg, testosterone, un decanoato, insomma, pastigliozzi di quelli morbidi. Potevano essere come gli Skittles, lo stesso tipo di servizio, per avere un qualche cosa, di prendere una boccetta e prenderla tutta. Io ricordo che quando facevi la pastiglietta ogni 2-3 giorni, per cui se guardavo bene forse raggiungevo 200 mg di qualche cosa, gli risultati erano mostruosi, cioè, ma io mettevo anche 12-13 kg. Difatti andai in vacanza, c'è una foto per quanto riguarda la vacanza, eravamo in tre, ovvero 96 kg, avevo appena cominciato e non portai neanche nulla in vacanza perché me ne rendevo conto dopo, prima, facevo quello che dovevo fare, poi andavo in vacanza, non portavo un cazzo, quello che c'era c'era, c'era la piadina con la Nutella e si andava in vacanza così perché era la passione, era una passione. Mi ricordo che a Cattolica, tra l'altro, ero uno che faceva panca molto molto pesante, mi caddero 140 kg dalla posizione eccentrica massa, mi caddero su e davanti alla ragazzina che io adoravo, wow, figura di merda tremenda, quasi mi spazio le costole, ma non sa come, non sa perché, mi manca, chiaramente gli amichetti non sanno cosa fare, rimane da una parte, la butto dall'altra e via andare. Con un Susta, con un Deca e con un Boldenone. Innanzitutto i Susta, caro il mio Montalbano, vedi, ma non ti offendo perché non vale più la pena. Tanto continuerai a fare i tuoi soldi. Io, per quanto riguarda i miei, le persone che seguono me, cerco di parare il culo alla nuova generazione o ai loro figli. Fino a quando qualcuno, io so già, sia tu, qualcuno l'ha già fatto come il nostro caro Masco Dandy, che non può, che ormai è chiuso embriaco dentro la sua smart, non può neanche entrare sui palchi perché altrimenti lo squagliano, perché ormai l'hanno marchiato. Cose che altri preparatori come Romano, come Lemme, sono tranquilli perché comunque sia, puoi fare anche cazzate, però essere una persona che comunque ce l'ha avuto con quella, ha guardato quella, ha fatto porcherie con quello, l'ha mandato sottoterra un'altra, diventa veramente uno schifo tremendo. Difatti. Chi è che seguiva il nostro caro amico dalla panza di Girino? Il nostro cretino con la testa incappucciata. Mi domando mai se ci sarà mai uno scambio di opinioni con me da vicino. Vabbè. Il Susta non va mai ripetuto durante la settimana. È semplicemente per, lo dico ai ragazzi che stanno ascoltando le tue cagate, perché essendo un, allora c'è un fenilpropionato, c'è un isocaproato, c'è un decanoato, è un lungo estere che deve fare surround per tutta la settimana, per cui rifatto assolutamente no. Farai delle fluttuazioni nelle tue mutandine che la tua fidanzata ti manderà a fanculo. Poi un Susta la settimana è un calcio nei coglioni. Già due, io non lo so, con due si va, boh, i nostri vecchi con 900 mg, cioè con qualcosa più di un Deca e un Susta, no? Andavano in Nord Italia con 900 mg. Gli effetti devono, per fare queste cose dovete vedere se ne vale la pena. Arriviamo al discorso di martellato, preso poi dal suo amico Nocerino, dicendo che ormai il suo delirio di onnipotenza l'ha fatto, gli fa parlare solo di soldi. Voi non dovete fare questi lavori che vi dicono papà e mamma, ma dovete cercare di distinguere. Non tutti hanno il culo che hai tu per fare quello che fai.
soprattutto per vendere quello che vendi e soprattutto mettere nei guai un'altra persona, altre persone, perché comunque quelle perquisizioni a casa te l'hanno già fatte da mo'. E chissà che fine hanno fatto, chissà che fine ha fatto quella perquisizione, quel ragazzo. Per cui, come uomini non valete un cazzo, come preparatori non valete un cazzo, chiaramente quelli che vi stanno preparando vi dicono però non è un male come fisichetto il nostro martellato, per carità, si farà aiutare da qualcun altro, probabilmente sparo io, Nocerino, occhi per lui. Nocerino che poi è stato allenato da Piero Forti, che ci ha raccontato delle storie su Piero, fantastiche, ma che non si possono raccontare. 19 anni, 19 anni tu devi andare in palestra, devi mangiare, noi, allora la mamma mi faceva pasta e pomodoro, c'era la pasta e cicera, e si mangiava 2 o 3 volte al giorno, poi con la palestra chiaramente. C'erano le uova fresche, bevute fresche, i panini al latte e quella stronzata in più, perché comunque avevi più fame, mangiavi e avevi più fame. Poi io rispondevo come una macchina da guerra, per carità di Dio. Quando mia mamma mi trovò questa roba qui, che io nascondevo dentro i contenitori dei dolcificanti, diciamoci, che cazzo fa con i dolcificanti? Le buttava. E c'era l'esiclene, l'esiclene che era un po' come la Ferrarelle, lo stesso, diciamo, apporto della Ferrarelle, era quasi pediatrico, era pediatrico, se non sbaglio. E le prendeva, le cercava di buttare in cesta, tu andavi a recuperarle, le nascondevi dentro il vaso della vicina o per terra, dentro un campo, e cercavi di rifregarla un'altra volta, ma erano edifici, fino a quando abitavo a casa, a mamma, ho dovuto poi, diventando grande, sai, i genitori un po' si arrendono, un po' li prendi per il culo, ma non si faceva, non si fa. Oggi chiaramente ognuno può fare quello che vuole, un ragazzino di 15 anni che strilla con come si chiama? Allenatevi, allenatevi con uno sponsor. E una mamma che non si domanda come mai il figlio sia diventato all'improvviso gigantesco, chiaramente oggi è diverso. Oggi non c'è più la famiglia, è morta insieme alla medicina ed insieme a tante altre cose. Oggi tu entri in ospedale e non sai se e ne esci. In farmacia prendi un po' quel cazzo che vuoi. Il problema è che la farmacia non ha quello che serve lì, per cui è un mercato nero. Ecco per cui c'è l'amichetto della palestra o il preparatore o quello che ci deve essere, una volta col cazzo. Capitavo a un campionato, era come, e io lo percepivo anche se non sapevo che cazzo era, e non mi ricordo quanto poteva costare, 100.000 lire probabilmente, ma dovevo mettere via i soldi un mese e poteva durarmi, non so, anche lì un mese. Ma per avere sempre quei 10 kg, perché l'allenamento era un allenamento fatto pesante, sempre, sempre solo mense. E non solo, io usavo fare una routine di Menzer che era, non era neanche quella che poi utilizzai per diventare di più quando hai addosso di più. No, io facevo panca panca alta, super pesante, e andavo a casa. I bicipiti, facevo 2 esercizi e andavo a casa. E vi ho fatto vedere delle foto che adesso se le sognano, ma i ragazzi se le sognano perché hanno purtroppo nella testa il pre, il post, e di conseguenza il corpo si comporta diversamente perché si aspetta qualche cosa che poi senza diventa un casino. Io dico, se il tuo corpo è abituato a lavorare per i cazzi suoi, ti darà delle risposte differenti. Se invece continui a dargli una mano, lui addormenterà tutte le sue facoltà, tra cui questo che si spegne, e comincerà a dire facciamo come vuoi tu, non facciamo come voglio io. E mi ricordo queste cose perché i tempi li ricordo in base alle canzoni. C'era, quando andavo a scuola c'erano, mi ricordo quando sono sceso la prima volta che mi hanno fatto, che sia stato il primo ciclo, c'erano Nord, Sud, Ovest, Est, era appena uscito, e i primi, verso 94, le prime progressive,
la prima vacanza a Riccione, ero 90, no scusate, sto dicendo una cazzata mondiale. No, nella fotografia dove sono andato con gli amichetti e tutto il resto, ho cominciato tutto quanto, prima ero 83 qualche cosa, poi passai subito immediatamente a 90-94, come fosse nulla, ma la recettività, la genetica, tutto il resto, ma era un prendere così, cioè, non c'era c'era la vita, cioè, la voglia di vivere, ecco cos'era. Andavi in vacanza, in caso ti pensavi a fare qualche cosa come la siringa, che non c'era neanche la siringa, erano diciamo compresse all'inizio, o non mangiavi la piadina perché per paura di ingrassare. C'era la palestra e ti spaccavi il culo, però c'era la vita innanzitutto. Oggi c'è questo fatto di la socializzazione è morta, le ragazze guardano per terra, pensano a fare all'hip thrust, non a parlare con XY. Il ragazzo continua a toccarsi, si ritocca, si fa le pose, anche se non potrebbe, perché ormai sono abituato a fare tutti quanti le gare, anche se non possono. Intra workout, valigie piene di shaker con le proteine, che venne nel 95 questa moda. Più tardi ancora, qualcuno disse che doveva essere fatto così, poi tutto il mondo fece così. Oggi sono tutti quanti, sembra di stare in un backstage quando nessuno potrebbe neanche permettersi di togliere la maglia. Ragazzi, approcciatevi a un bodybuilding che vi costruisce. I tempi di qua, gli eroi sono già passati negli anni 90, adesso sono solo botoli sformati, come dice Arnold, come dicono le vecchie glorie, come forti, che fanno ridere. Le forme, i vecchi preparatori sono già tutti passati. Se c'è rimasto qualcosa, pronti. La vita è bella e non finisce a 20 anni o a 30 anni. Il social vi fa fare soldini a pochi di voi, agli altri devono andare a fare gli spazzini a tirare la lima, ed è brutto. Anche io ho provato. Godetevi gli anni che arrivano, soprattutto in questa Italia che non è l'Italia degli anni dell'80 e del 90, per cui lasciate stare questi matti che non sanno che come non sanno come allenarsi, come usare la merda che vi vendono, e poi alla fine, quando avete pagato, ciao ciao.